Se fosse possibile qualche lettura, anche, grazie. Dopo queste belle parole di Beccattini, direi di dichiarare finito questo incontro. Lei è di così che dove fa? Mi ha colpito anche Lorenzo sull'onda delle tue riflessioni, l'introduzione di Stefano Bartolini, che è professore di economia a Siena, che ha fatto una ricerca tra il rapporto tra economia e felicità, che introduce il libro dicendo allora sei la più felice. Perché c'era un momento di comunanza, c'era un contesto comunitario, collettivo, nel quale si viveva sia sul lavoro, sia sul dopo lavoro, mescolando i momenti e intrecciando i vari aspetti privati e pubblici dell'esistenza. Ogni nuova generazione, dice Bartolini, è più infelice di quella precedente. Questa è una cosa, non so se sia vera, spero di no, ma mi sa che è un punto di verità. Proprio perché manca questo contesto comunitario, adesso si vive tutto, come dice tu Lorenzo, la propria solitudine davanti a un televisore, a un iPad, a un smartphone, e c'è questo stacco tra vita pubblica e vita privata. E questo tipo di situazione la si capisce leggendo le pagine del libro fin dall'inizio, quando si parla dell'arrivo di questo strano oggetto, la prima televisione, appartengo alla fortunata generazione che ha potuto trascorrere la sua prima infanzia senza la televisione, madre di tanti cambiamenti. Le tante trasformazioni sociali dovute alla sempre più diffusa presenza della grande scatola magica cominciarono da noi in provincia solo qualche anno più tardi, durante la mia adolescenza. Prima ancora di entrare nelle case di tutti, insediandosi prepotentemente nella vita quotidiana, dalle parti nostre il televisore arrivò con grande scalpore alla casa del popolo nei primi anni 70, no, 60, acquistata con una sottoscrizione collettiva e con un pagamento ovviamente rateale. L'ultima attrazione fu trionfalmente collocata proprio all'ingresso della nostra storica sede di Montebonello, allora in via Vallucci, come se la sua presenza contribuisse notevolmente alla serenità del luogo, già affidata allo stemma del partito e alle grandi sculture in cemento di ballerini in posa classicheggiante che davano al loro modo il benvenuto a chi entrava. Lì però, tra l'anni di piedi delle persone e il gran vocio proveniente dal bar, risultò presto scomoda da vedere, tanto che si decise per un suo spostamento in una delle grandi sale, provocando scontenti tra gli appassionati di briscola, Conchino, Primiera e Ventuno, che furono trasferiti in un'altra stanza. Nacque così il primo spazio culturale frequentato sia da grandi che da piccini. Ovviamente in quello spazio non poterono mancare le riviste del partito, gli almanacchi, i libri su Gramsci, su Togliatti e una colossale enciclopedia scritta dall'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica. A dire il vero però facevano più arredo di altro, perché l'attenzione di tutti era pienamente catturata dalla televisione, la sorprendente novità del momento. Le signorine buonasera che annunciavano in italiano perfetto, ora ti sto assumendo, scusami se faccio questa cosa scena, le trasmissioni più seguite erano Rischiatutto, Canzonissima, Il Musichiere, le partite di calcio, ma i film western erano le più adorati, soprattutto da noi ragazzi, assieme a quelli di Stanley Rodio, in sonoro, persino i muti con Charlie Chaplin, che già sapevano un po' di vecchio. Tuttavia, alla Casa del Popolo, ecco la dimensione collettiva, il sonoro più trascinante era quello che veniva dalla sala, quei mille commenti che accompagnavano le scene più drammatiche. Ora tu lo vedi se gli arrivò il sceriffo e il sistema tutto. Gliela fare vedere io al pistolero. Cosa altro dire? Qui è sempre, vero, grazie. Da noi la televisione, cioè a casa di Alessandro, ma portò sorpresa il fatto in quel giorno. Era di marca geloso, forse usata, anch'essa a tre manopole e ovviamente dotata dell'immancabile cartellino con i canali di cristallo che sotto, accanto al pesantissimo trasformatore con la schiera rossa, avrebbero presto ospitato due liste più lette, Bolero, Intanto Te e Famiglia Cristiana.
alla quale era abbonata la zia Tamara. Mia nonna Vanna, Santa Brodetta, le cucì immediatamente una copertina fiorentina per proteggerla dal sole e dalla polvere, con tanto di tendine scorrevoli che si arrivano con un sipario dal teatro quando si accendeva. Mia madre, dal canto suo, pensò invece di apparecchiarla coprendola di mignoli familiari, una foto incorniciata della mia prima comunione, una palla di vetro di quella con la neve, la gondola di Venezia e il contenitore ovale per la raccolta degli spiccioli donato dalla cassa di risparmio di Firenze. Che ci ha fatto con quei soldi? Ci ha comprato la busta della bambina, ci avete comprato. Tutte quelle suppellette ricollocate dalle donne di casa, di volta in volta levate e rimesse ad ogni accensione e spingimento, a loro modo parlavano del rispetto, della considerazione particolare riservata a un oggetto importante, dandogli al tempo stesso il benvenuto e un ambito, e anche un ambito familiare, come se si trattasse di un nuovo arrivato in famiglia. Che caratterino avevano le prime? Lo vedete questi? Scusate. Sì, ci sono i ragnetti rossi della come si chiama? Del cotto, sì, sì. Che stanno cadendo su testa. E questo è anche un effetto scenografico curato dalla casa di risparmio, che dà un po', no, di concretezza, di vita, di colore al nostro cotto. Che caratterino avevano le prime televisioni? Persino il corso della casa lo decidevano loro, in base al punto in cui prendevano il meglio segnale. A vedere le trasmissioni durante il fine settimana venivano anche i vicini e i parenti, quindi anche portando a casa la televisione, non era mai, era sempre un momento collettivo. Si portavano dietro le sedie da casa e presentandosi sempre con qualche bottiglia, entravano un vassoio di biscotti o di dolcetti, anche nel privato la fruizione del televisore infatti era chiaramente un evento collettivo. Ricordo ancora che gli anziani si rassettavano i capelli prima che si accendesse l'apparecchio e le donne si toglievano il grembiale di dosso o la vestaglia, quasi che la visione fosse recitata. Insieme tutti i secoli presenti, cioè noi siamo passati dall'800
l'800, dal 700 al terzo millennio. Non c'è mica tante generazioni che hanno fatto questo salto. È solo questa, non tre generazioni. Questa mia, quella di Sarti, già quelle con due di Sarti sono già parte del terzo millennio, quelle prima no. Ma io non mi posso andare da mio figlio e dirgli, lo sai, ma io andato fa. E mi sparo là una cosa che potrebbe aver fatto Machiavelli, potrebbe aver fatto Voltaire, potrebbe aver fatto chiunque. No, io da bambina guardavo quando a scuola mi lavavo nell'acqua e mi toccava rompere il ghiaccio della sera, si era formato nella notte, vedo nella mattinella, perché l'acqua era alla fonte, si andava a raccontare l'acqua. Ma il mio babbo non poteva venire a dirmelo, perché io che fa un po' come te, che se lo guardo. Cioè, viveva in un ambiente sostanzialmente identico. Io ho fatto un libro Montemaggio, ho raccontato la storia di Montemaggio, si svolge nel 43, e per parlare, ho parlato con partigiani, tutti i rimasti, le cose, i ricordi, le nonne, le nonne, ma erano ricordi che avevo vissuto anch'io, cioè a me mi sembrava di esserci in quella situazione, perché era la situazione del fiore, mi parlava del periodo di Garibaldi, del periodo del 1800, della guerra, la grande guerra, una cosa, ma la situazione ambientale era la stessa. Quindi il ricordo si spostava più magari su situazioni di costume, dei limiti del possibile, di classi sociali in lotta, ma già il passaggio da una classe all'altra, la famosa ascensore sociale, non esisteva, nasce negli anni 60, si comincia ad essere poveri tutti, tutto il grado si diventa quasi tutti lì. E questo elemento qui, a mio avviso, che giustamente pone un momento di riflessione, ci si guarda indietro e dice, Madonna, da dove sono partito? Quanto ho vissuto? Perché veramente lo sono cose che le racconti non sembrano vere. Cioè, un giorno c'è la Margherita, si va partorire la Margherita, c'è una situazione di cioè addirittura in cui si ritorna indietro perché ormai troppa tecnologia, troppo cibo nuovo, dico perché 15 giorni fa è arrivato un terzo nipotino, quindi parlo di cose di memoria recente. E all'epoca la repartisce è una cosa normale, vista giorno per giorno. Ecco, questo ritorno qui, quindi questa forma di nostalgia, che poi non dico di nostalgia, ma di misura, è raccontato una rilettura naturalmente ironica. L'uomo è autironico, divertente, infatti mi sono permesso anche di fare quelle battute sul rompimento di coglioni, perché è una persona che non si prende sul serio, quindi è una persona intelligente. E lo stesso è Puccini, perché racconta queste storie di me. Anche questo fatto. Però all'interno di questo un elemento drammatico, a mio avviso, è che supporta poi tutta l'operazione culturale che fa Alessandro per raccontarci questo mondo, esiste, ed è il crollo della partecipazione, il crollo del collettivo. Io credo sia questo forse inconsciamente lui ha chiamato partecipate numerosi. Perché è questo che manca, la partecipazione. Non si può fare tutte le più belle teorie economiche e poi anche sociali, si può anche inventare un nuovo modo di fare un partito che uno ha inventato, si chiama parte, a me piace molto, una persona che stimo e che seguo, ma come va a fare un partito quello che vuole lui oggi, con la vita che facciamo, con questo sistema che abbiamo di essere proprio miniaturizzati ognuno in un piccolo mondo che si collega al resto attraverso cose solo tecnologiche. Io non dico arrivare all'estremo di fare la voce di Asciatte o di Parco, ma state lontano davanti a tutti. Poi abbiamo fatto tutto, l'ho fatto anch'io, insomma, mi hanno scemogliato, naturalmente la curiosità c'è, è tristissima questa cosa. Allora la partecipazione, questa cosa, questo è tutto il libro, guardate, tutto il libro leggetelo, che è divertente, bellino, ci torna alla memoria per i più vecchi una serie di cose che magari si erano dimenticate, però tutto il libro rivolta allo stare insieme.
tutti i libri, sia una cena, sia una caccia, sia una casa di popolo, sia le elezioni, cioè tutto lavora perché ci sia questa unione tra generazioni, ragazzi insieme a vecchi, vecchi insieme a meno vecchi e così via, tutti uniti insieme e tutti pronti a far scattare, quando c'è il momento, un lavoro collettivo. Guarda com'è facile seminare idee rivoluzionarie e innovative in un terreno così preparato alla ricerca. Oggi è terribile. Come fai? Mandi email, lo fai, c'hai una mailing list, sì, fai la mailing list. Non è la stessa, la mailing list non ti permette, capito, di incontrarti, di scambiare il tuo valore, di sapere come stai oggi, di conoscere chi vive intorno, chi c'è nel tuo appartamento, chi c'è vicino, chi in quartiere, le cose, i soprannomi, o parlare sopra, trasformare i soprannomi. Ora c'è l'email, ma l'email te lo scegli te, non te lo danno gli altri per le caratteristiche che hai espresso socialmente, te lo scegli te in base ai tuoi amici personali, ti prendi l'email. Quello no, quello nasceva da una conoscenza profonda dell'individuo, e il soprannome di cui parlava Pegazzini funzionava perché effettivamente c'era un riconoscimento sociale in quel nome che veniva da. E questa credo sia la cosa che più ci deve far riflettere dopo aver letto questo libro. Cioè, dove andiamo a finire? Qual è il nostro futuro? Io mi chiedo veramente, i miei figli non avranno molte cose da ricordare, ricorderanno, sì, mi sono nato, c'era appena uscito l'iPhone 5, sì. Madonna, ma i costumi, lo stare con gli altri, questa necessità terribile che è l'unica che ci può permettere di ribellarci, di farci sentire classe, farci sentire gruppo, e non invece come succede oggi che tutti si sentono dei singoli, che se nascondono nella vita, se muoiono di fame, se non hanno prospettive, se non hanno un futuro della pensione, non sanno, e vivono nell'angoscia totale, ordinando che salti il cervello e combinano qualche cazzata particolarmente grossa, è perché non si riesce a parlare con gli altri e come tale riconoscere il proprio prossimo e cominciare a costruire una cellula che cresce e diventa crescita. Io credo che questo sia l'elemento grosso che abbiamo di fronte e che questo libro, insomma, lo mette in evidenza in una forma molto leggera, divertente, insomma, che si legge più piano, anche perché non si vede molto, insomma, un po' facile. Devo dire che per non aver letto il libro, hai letto delle cose intelligenti. Si legge un altro brano e un altro brano perché quattro relazioni per questo librettino, vorrebbe dire che il giorno di Umberto Eco ci vuole il cuore dell'Armata Rossa. Volevano chiamare, si chiami Gianni Paolo, vero lì. Gianni Paolo. No. Però insomma, non posso fare che venite qui, che è stato da lì. C'è ancora? Sì. No, è andato via, non parlando della gente. Potete quello che vuoi. Ma come si fa a parlare male di Gianni, ragazzi? A me non mi ha mai regalato nessuno a tante persone che l'ha portata a circa 5.000 regalini a questa, tutta la sua meniglia. Ma abbiamo anche il piacere di avere con noi Pasquale, il professor Pasquale Mendonca, che a Pontassieve era l'occasione lì a sostenere la fondazione Careggi, di cui è presidente. Grazie Pasquale. Gli schieramenti politici e religiosi, nella vita di paese venivano vissuti senza che le differenze ideologiche fossero troppo sentite. Nel nostro ambiente regnava sovrana la coesione. Tuttavia, sotto le rose e apparenze, anche da noi in alcuni momenti
serpeggiava un clima che ricordava quello dei film di Don Camillo e Peppone. Durante tutto l'anno, il sabato sera, alla Casa del Popolo c'era sempre una festa da ballo, sia in occasioni particolari che normalmente. Per gli adulti quel sabato lì era la festa che scandiva i tempi di lavoro quotidiano, mentre per noi piccini la vera festa era la domenica mattina, quando prima di recarci alla messa passavamo di casa in casa a diffondere l'unità. Quando poi tornavamo in sezione, ci rigiravamo le tasche per lasciare sulla scrivania il frutto del nostro servizio e senza avvertire contraddizione alcuna scappavamo tutti a messa incappottati e con i vestiti buoni. Facevamo le corse per arrivare per primi nella chiesa di Sant'Eustachio a Montebonello, dove in sacrestia ci aspettavano Don Armando Regni o Don Aristide di Battaglia, oppure le suore che ci facevano indossare i tuniche da chierichetti, comprate nuove di colore bianco e rosso. Poi ci disponevano un cerchio a fare il coro, che arrivava tardi rischiava di dover indossare una tunica fuori d'acqua. Quelli che servivano il vino o accompagnavano il prete erano i veri privilegiati, anche se per me il ruolo più agognante era quello di suonare la campanella, oggi ahimè scomparsa, mentre a qualcun altro piaceva particolarmente raccogliere l'elemosina. In chiesa poi si rivedevano molte facce che poco prima, dall'uscio delle case, avevano acquistato l'unità, subito dopo disposte in fila per prendere la comunione, quando ancora il prete la depositava nella bocca di ciascuno. Politica e religione dunque facevano ugualmente parte della vita sociale, senza troppe distinzioni di bandiere né di colori. Certo, tra politica e religione, tra comunisti, socialisti e democristiani, in paese alcune marcate differenze persistevano, soprattutto nei periodi preelettorali. Quando venivano organizzate le processioni, ad esempio, c'era sempre qualcuno che correva in sezione a prendere una bandiera rossa, da far sventolare nel resto della Casa del Popolo, da mostrare fortunatamente a sospetti e alcuni punti di dietro che persistevano nella comunità. Capitava spesso che in punto di morte qualche compagno chiedesse alla moglie: "Mi sa male, Pedro, vorrei che i ragazzi di partito la prendessero". Thank you.
iniezioni di sapere, di volere, di raccontare qualcosa di forte come la storia nostra, la sua storia, quella della liberazione di Firenze, quella di un momento particolare, quella che poi se ti entra al rosso ti fa catturare la pelle, ti fa venire la ciccia di gallina, come si dice, no? Ti fa essere una persona attenta in un momento anche di vita di strada. E stando a questi racconti mi è venuta la voglia di raccontare qualcosa. Ho riportato semplicemente il racconto di una vita di persone normali, non tanto per la mia autobiografia, ma da quando si comincia a vivere, quando uno nasce e come si nasceva, abbiamo visto la levatrice che arrivava con una lambretta, in qualsiasi posto tu abitassi e a qualsiasi ora, e oggi anche questo non esiste più. I dottori, abbiamo la guardia medica, è cambiato il mondo, ci sono situazioni diverse, la missione del medico è completamente diversa, il lavoro che adesso lui fa. E poi nel racconto di questi 20 anni alla fine mi fermo alla cartolina rosa, che è l'ultimo capitolo, anche questo, il militare. Arrivava questo precetto militare, una cartolina, che per me fu inaspettata, perché pensavo di essere in qualche modo divinibile, in qualche modo di non farlo, non potevo dire di essere obiettivo di coscienza perché già avevo il porto d'armi perché andavo a sparare con il mio babbo. E quindi fui chiamato alle armi e subito la mia nonna mi disse: oh Alessandro, ti arrivò la cartolina rosa e tu vai a Venezia. Accidenti, disse, non ci sono mai stato a Venezia, non è fortuna. E invece no, era un 84° battaglione fanteria Venezia, ma era fattura marittima per la mia signora, e che l'altro uomo, se ma stavano ben lì. Anche questo era il modo per uscire dalle mura di casa, con i figli di persone tra virgolette normali, mi quando ero operaio, una casalinga, non avevamo grandi possibilità di poter girare il mondo, ma tanta era la voglia di sfogliare quei libri che ti facevano conoscere il mondo. E quindi, seppur non avevamo le possibilità, eravamo già dei viaggiatori e dei navigatori di storie infinite, con la fantasia, quella fantasia che ti fa sognare. E qua dentro c'è il sogno, c'è il sogno di tante persone normali, di tanti padri di famiglia, di tanti ragazzi, che hanno avuto la possibilità di vivere in un piccolo paese, in una frazione del comune di Pontassieve, dove la formazione iniziava davvero. Al mattino, quando tu per la strada venivi a passare lo spazzino aperto, oppure vedevi le comare e le vecchiette del paesino che ti davano le caramelle o ti raccontavano qualcosa di particolare. Non c'era bisogno delle telecamere amiche, perché come eravamo fuori c'era sempre chi non poteva farsi i fatti propri e raccontava subito: oh guarda, ecco Alessandro, l'ho visto passare in due su un motorino e gli andava anche molto forte. E quindi la sera a casa si doveva rispondere sempre di tutte le nostre maraviglie. Ed era bello poter essere stato tra quelle tante persone che hanno visto, insieme a mio papà, il servizio di quello che diceva prima Stein, della partecipazione. L'attesa, per esempio, poter attendere il momento del Natale o di una festa, di una comunione, per attendere davvero quel regalo inaspettato, quasi sognato e voluto, qualcosa che si desidera davvero, la bicicletta. Che a casa mia arrivò diversamente da quegli altri. Lo racconto perché, non avendo la possibilità di comprarla, il mio nonno, venendo ovviamente sempre da quella bella zona di Firenze, da quella zona di San Fedeano, mi disse: non c'è problema, te la trovo io, se ne prende una di quelle vecchie, la si svernicia tutta e la si rifà come nuova. Mi presero ovviamente una bicicletta, a quei tempi esistevano, di misura 28. In assoluto la più grande, e anche oggi io non riuscirei mai a guidarla, e infatti fu vero. Potevi soltanto guidarla stando seduto soltanto sulla canna, mai sul sellino, che anche quello era vertiginosamente bruttissimo. Era così grande, sembrava un cestino di ciao. E poi l'avevamo fatta tutta con pezzi recuperati o pezzi comprati. Ed era davvero un catafalco, pesantissima, importabile. E poi svanì anche il fattore della... di farmi una sorpresa, perché la vedevo lì in quel garage tutte le domeniche. Quindi non giovani, io mi vado, un pezzo oggi, un pezzo domani, arrivavamo alla comunione con la bicicletta finita, ma non ci fu una sorpresa della bicicletta. Poi arrivò il mio zio, che di mestiere faceva il bianchino, e siccome gli avevano detto: ci portiamo la carrozzeria a verniciare a spruzzo, no, disse lui, si fa vernice verdolina martellata, la dura di più e la costa meno. Ecco, quello fu la ciclicina scatoluta per rendere quella bicicletta una cosa bruttissima. Ma tanto fu
la fregarono stesso. Esattamente, la fregarono sul ponte della Luna, infatti bravo, dovevo cercarla subito, perché noi andavamo subito di 007 che sapevano chi a Benetti rubava le biciclette, le radio, le robe di scorta, e riusciva ad aprire anche le 500 per portarmi la benzina. Questa bicicletta non l'ho mai potuta, diciamo, adoperare come si deve, perché era per me di misura troppo grande e mi vergognavo un po' anche a andarci in giro. Vedete però, nel raccontare questo della partecipazione del desiderio, c'era qualcuno in quella famiglia, i miei genitori, che volevano in tutti i modi che io fossi, come si dice, al pari degli altri, consapevoli del fatto che non potevano comprarla, ma fecero di tutto. E quindi nel loro modo di fare io ringrazio i miei genitori per quello che mi hanno dato, come è normale che sia, un piccolo regalo della comunione, ma tanto fu apprezzato quel gesto, seppur si svelò il fattore della sorpresa, perché la vedevo crescere tutti i giorni ed era per me ovviamente non più una sorpresa, e non ho mai avuto il coraggio di dire che era brutta fino a che non ho avuto 50 anni. Ma quella bicicletta è stato per me uno dei più bei regali che mi abbiamo potuto fare. Del resto era bello perché vi posso leggere semplicemente un piccolo passaggio. Due giorni alla settimana mio papà faceva il servizio alla Casa del Popolo, per tutti quelli che dovevano venire aperto la Casa del Popolo senza che nessuno fosse pagato. E quando si sentivano aprire quelle porte, quando dietro a quel bar mi facevano fare il caffè su uno scapello, una cassetta dell'acqua di legno di girato, per poterci salire sopra, perché avevano delle leve lunghissime da tirare giù per fare il caffè, era bello, perché bastava però salire le scale della nostra Casa del Popolo, perché le complesse questioni dei dibattiti politici e organizzativi al piano terreno assumessero una dimensione più semplice e fortunata. Ricordo ad esempio di aver passato ore ed ore insieme a mio babbo, mentre lui era in servizio a fare ai bar per fare il caffè, mi toccava salire a me su uno sgabellino, tanto il banco era alto. Conservo ancora nella memoria i nomi dei liquori più gettonati: la China Martini, la Sambuca, la Varicante, il Bianco Sardi, il Rossantino e il Freddi Tre Valletti, dal gusto orribile che veniva servito ai tavoli dei giocatori di carte e gusto degli alcolici di marca, perché lo stava bene ovviamente, no? E allora, tanto erano serviti a giocare a carte, non potevano controllare che cosa li portavi, chiedevano la marca e quindi portavi quello di sotto marca, così la Casa del Popolo guadagnava di più. E la stessa cosa però accadeva quando, facendoci curare la porta dai grandi vetri, entrava tutto trionfante, sempre ben vestito, Gaetano Colpaolini, detto Ittano, e ordinava esclamando a poca voce: «Sacchi, che me lo fa un anche?» Il mio papà sottovoce mi sussurrava: «Faglielo normale, lascia prendere il caffè, e costa troppo». Così c'era un maggior guadagno per la Casa del Popolo. E i Paolini, dopo poco, dopo che aveva degustato il suo caffè, guardandomi con quel grande cappello sulla testa, esclamando, mi diceva: «Oh, come tu me lo fa con te, non me lo fa nessuno». Ecco perché in questi racconti volevo, come hanno detto, e appunto ringrazio davvero gli amici che sono qui con me, Lorenzo, che insomma, non soltanto perché le nostre strade poi dalla politica alla professione si sono incrociate, e chi ha la fortuna di stare vicino a persone brave e intelligenti forse poi alla fine, se riesce a catturare l'importanza di queste grandi opportunità, cresce anche quello magari personale. E poi qui accanto a me due grandi personaggi, due amici, due persone che hanno fatto la storia, che stanno facendo della cultura a Firenze, Paolo e Sergio, che è fatto bene a specificare perché non si sarà capito. Sergio Scaino, a firmare di Alcoglia, che vai, e poi davvero devo davvero ringraziare Anna Benedetti, perché qualche tempo fa quando iniziai alcune presentazioni la storia anche lui. Però potrebbe iniziare. No, voglio dire una cosa e poi concludo. Quando alcuni mesi fa iniziai le presentazioni di questo libro, devo dire che la settimana prossima andrà in stampa, ne sono già state vendute 1800 copie e sono felicissimo, e non me lo sarei mai aspettato. Lorenzo Bertini mi disse: «Guarda, tra tutte le presentazioni che tu fai,
ce ne sarebbe una: prova a portare la tua pubblicazione, se è di gradimento, ad Anna Benedetti, perché riuscire a presentare un'opera come la tua nel contesto della 19ª edizione di Leggere per non dimenticare sarebbe una grande opportunità. Io così ho fatto, non ci sono stato nessun tipo di altre strade. Anna, grazie davvero. Come soltanto dal titolo che vi ho raccontato il libro, intervenire numerosi, il fatto dell'intervento. Ho letto sul libro. Sicuramente ha raccolto il senso, il messaggio, secondo me, del libro. E vi racconto semplicemente il titolo, chiedo chiudendo questa bellissima serata, era questo. Mi mettevano nel sedile posteriore e poi anteriore, dipende da quante persone c'erano, di quella 500, da piazza 19, 12, 13. Prima ancora, alla Casa del Popolo, avevano aperto il cofano, messo sul portabagagli quelle grandi trombe e fatto passare, anche questo, dal deflettore, non esiste più il deflettore delle macchine, quel filo rosso e nero per andare con quelle pinze allo scintillio della batteria, che anche questa non si può più usare perché sono blindate. Ancora i fiori tornavano dentro e in mano un grande microfono pesantissimo con davanti avvicinato nella colla al 500, davanti c'era il posacenere piccolino lì sopra, legato con una calamita e c'era scritto sempre Madonna Santissima proteggi. E da una parte c'era la fotografia del bambino e lì con questo foglio in mano, scritto grande in stampatello, io ora per la serata di ballo liscio al Bataclan, ora per la serata di dibattito politico, andavo a dire sempre in questa maniera. Questa sera, alle ore 21, alla Casa del Popolo di Monteponello, nella sala Bataclan, serata di ballo liscio con il 21, canta Paolo. E accanto mi tirava subito la comitata e mi diceva, dillo, intervenite numerosi. Opere e argomenti sono opere posto per il Senato Staino, sono anche questi, grazie.